Where are we? What the hell is going on? The dust has only just Began to fall Crop circles in Sì, bentrovati a tutti e a tutte voi per una nuova puntata di Non di Solo Pane. Abbiamo tante cose, sentiremo soprattutto Don Giorgio, direttore della Caritas di Novara, ma sentiremo anche il direttore della Caritas Ambrosiana di Milano e un servizio del nostro TG sul progetto di Don Angelo. Quindi, prima di lasciare lo spazio loro, volevo ricordarvi però le notizie un po' di questi giorni che ci devono far riflettere. Sembra che per un po' di giorni la tragedia più grande riguardasse una sfera rotonda che non era la Terra. Abbiamo celebrato da poco la giornata mondiale della Terra, no, ma il pallone, la Superlega, le discussioni lo sport dei ricchi che fa litigare i poveri e sembra che quello era per un po' di giorni, sia stato per un po' di giorni il vero problema. Nel frattempo Abbiamo sentito, pochi ne hanno parlato, del naufragio, della morte di centinaia, forse un po' di più, di persone nel mare, e forse solo l'avvenire ha continuato a dare vera notizia. E non dimentichiamo che il nostro primo ministro Draghi, qualche giorno fa, andando in Libia, aveva detto: Ringraziamo la Guardia Costiera Libica. Per i salvataggi, no, quelli non sono salvataggi, è tutta un'altra cosa. E proprio a riguardo, abbiamo detto anche di Patrizacchi, a cui è stata data la cittadinanza ma, italiana. Ma nel frattempo, abbiamo vendute armi all'Egitto. E poi vedete, io qui in mano questa eh, figura, questo personaggio, Pinocchio quello col naso lungo, perché il 21 aprile scorso il sottosegretario alla difesa Mule è venuto qui in Piemonte e gli hanno chiesto ma lei andrà anche a Cameri? Sa che però lì ci sono eh, un progetto con tante polemiche anche sugli F35, sul progetto di Cameri e le testuali parole del sottosegretario sono sono certamente sistemi d'arma, ma sono anche sistemi di difesa che possono essere utilizzati a scopo civili. E no, qui dobbiamo dire è una bugia che fa venire il naso molto lungo. Noi abbiamo chiesto alla stampa di specificare questo, come si può dire una bugia così grande? Aerei da guerra che trasportano armi nucleari che possono essere usati per scopi civili. No. Questa è una bugia ed è anche una brutta notizia scriverla sui giornali senza controbattere, senza dire ma ce lo dimostri qual è il modo. E allora tanti motivi di preoccupazione, ma belle notizie ci arrivano dal progetto del nostro Don Angelo. Riprendiamo questo servizio del nostro TG, lo guardiamo. Presentiamo ufficialmente il progetto Upside Down Sotto Sopra. Nato da un'idea nelle classi del Cobianchi di Quinte, le quinte che si preparano alla maturità in una maturità molto particolare e in quest'anno in cui il mondo è andato appunto sotto sopra, upside down, abbiamo provato a voler ripartire dal bene. Quindi lo slogan è anche il bene deve far casino. Abbiamo scelto dieci parole che appartenessero a delle macro aree come l'attenzione all'ambiente, l'attenzione agli altri, l'attenzione alla diversità, il rispetto nello sport, nella legalità per cercare di vivere un nuovo umanesimo scolastico. I ragazzi hanno sottoscritto queste parole, il 31 maggio verranno esposte fuori dalla scuola, loro le firmeranno, indosseranno questa felpa o questa maglietta per dire che si impegneranno a vivere in un mondo in cui cerca di valorizzare di più il bene rispetto al male. Questo progetto si sviluppa poi anche con degli ospiti, siccome hanno acceso in me il fuoco, ho provato a portare a loro degli ospiti graditi che si collegano con noi tramite... La DAD, la didattica a distanza, e abbiamo avuto ospiti importanti come Antonino Cannavacciolo, Claudio Bisio, Elio e le storie tese, e anche giornalisti importanti come Ferruccio De Bortoli, Marco Tarquinio, che è direttore di Avvenire, e personaggi di primo livello, di cui io sono molto orgoglioso, come Liliana Segre e Anna Lori Ambrosoli. Poi il dottor Massimo Galli, primario dell'Ospedale Sacco di Milano, il dottor Mondino, gli amici del centro di accoglienza di Lampedusa. Il giornalista Francesco Cosatti di Sky Sport e insieme a lui gli sportivi Filippo Ganna, campione del mondo di ciclismo, e Daniele Cassioli, campione parolimpico di sci nautico. Questi e più altri amici ci danno una mano appunto a vivere questo progetto upside down. Chi vorrà potrà prendere la maglietta o la felpa rivolgendosi a me o in altri ambienti e indossarla il 31 maggio come per dire anche noi vogliamo che il bene faccia casino. E grazie a Don Angelo, a tutti gli studenti, le studentesse, gli insegnanti, i suoi ospiti. Don Angelo sappiamo è sempre vulcanico e abbiamo visto che ha coinvolto tante persone. Speriamo di poterlo ritrovare e averlo eh, così vicino per chiacchierare con un po' più di calma. E come annunciato, allora andiamo a, a Novara da Don Giorgio, direttore della nostra Caritas Diocesana, che ci presenterà anche come bilancio dell'attività quaresimale, il direttore della Caritas Ambrosiana di Milano, appunto. Questo ci aiuta a vedere concretamente che non ci sono solo le notizie brutte, c'è anche il lavoro magari silenzioso di tante persone, di voi, di tante persone che credono in un mondo davvero migliore. Allora lasciamo la linea a Don Giorgio, poi al direttore della Caritas Ambrosiana e poi ancora a Don Giorgio che conclude. Bene, grazie Renato, ben ritrovati a tutti voi. Se ricordate, settimana scorsa mi ero impegnato a rendicontarvi in questa settimana quella che è stata la Quaresima di Fraternità, quindi la raccolta che abbiamo fatto a favore dei migranti sulla rotta balcanica. Bene, durante la Quaresima abbiamo raccolto oltre 57.000 euro. Circa 25.000 euro sono stati raccolti da una trentina di parrocchie che hanno aderito a questa iniziativa, quasi 24.000 euro da privati e più di 8.000 euro da gruppi, enti e eventi che sono stati appositamente organizzati proprio per, per raccogliere questi fondi. Quindi più di 57.000 euro. Come caritas diocesana abbiamo pensato di arrotondare a 60 1000 euro esatti che invieremo e che gireremo alla Carita Ambrosiana. Carita Ambrosiana da tempo è presente sulla rotta balcanica, da tempo aiuta questi migranti che, come abbiamo visto molte volte attraverso queste immagini che ci arrivano, attraverso la televisione, attraverso internet, queste persone che vivono un disagio, vivono eh, situazioni veramente, possiamo dirlo, disumane. Ecco il mio grazie personale, ma dopo di me il, gra il grazie di Luciano Gualzetti, eh, direttore di Caritas Ambrosiana, al quale come eh, dicevo eh, gireremo questi fondi, un grazie eh, da lui e anche a lui per quello che Caritas Ambrosiana e tutta Caritas Italiana sta facendo per questa situazione. Ma ascoltiamo Luciano. Volevo ringraziare la diocesi Novara per l'impegno profuso durante la Quaresima di fraternità di quest'anno. Per sostenere gli interventi che la Caritas Ambrosiana, insieme alla Caritas a Ipsia e a Croce Rossa Locale stanno eh, sostenendo in quel di Lipa. Sapete tutti che il 23 dicembre del 2020 ci fu un incendio in questo campo, dimenticato da tutti, e 1500 persone furono costrette a vivere all'addiaccio per un, quasi un mese. Il tempestivo intervento che abbiamo realizzato ha consentito di dare un sollievo immediato, soprattutto di guardare in una prospettiva di lungo periodo, ricostruendo un campo provvisorio e cercando di dare dignità a queste persone. Contemporaneamente abbiamo cercato anche di segnalare alle autorità, alle istituzioni, sia quelle locali ma anche quelle europee, che questo fenomeno è un fenomeno da gestire che non vanno dimenticate queste situazioni e che anche i paesi di arrivo, che sono europei, compreso il nostro, devono assumersi le loro responsabilità. Col vostro aiuto cercheremo di andare avanti in questa prospettiva, di tenere insieme il soccorso immediato, ma anche con un pensiero e un'attività per risolvere le cause di questi fenomeni, di queste situazioni. Insieme dobbiamo tenere alta questa attenzione sia all'aiuto immediato che al cambiamento dei paradigmi e del modo di vedere queste, queste realtà. Vi ringrazio ancora del vostro aiuto, molto importante, e insieme continuiamo in questo impegno che la Caritas insieme alla Chiesa italiana sta cercando di fare a tutti i livelli, a livello nazionale, locale, ma anche a livello internazionale. Questo è un esempio concreto. E dopo aver parlato di migranti, rotta balcanica, quaresima di fraternità, lasciate che vi rubi ancora qualche secondo per parlarvi di un'iniziativa importante. In prossimità ormai del primo maggio, voi sapete che in questo anno la festa dei lavoratori anche per il mondo della Chiesa acquista una particolare rilevanza perché siamo nell'anno di San Giuseppe, nell'anno di San Giuseppe lavoratore e quindi vogliamo avere attenzione al mondo del lavoro, a tutto quel mondo che in questo anno è particolarmente in sofferenza, è particolarmente piagato dalla situazione della pandemia e vorrei citarvi questa iniziativa che sarà già settimana prossima, proprio alla vigilia del primo maggio, saremo al 30 aprile nel pomeriggio alle 14.30 e Monsignor Vescovo Franco Giulio Brambilla vuole celebrare una Santa Messa proprio a Novara nella sede dell'ASL all'aperto in Viale Roma 7 eh, per dire grazie al mondo della sanità un mondo che ha lavorato tanto, un mondo che si è occupato e preoccupato della, della salute di tante persone, ecco mi sembra giusto che come Chiesa, come Diocesi diciamo grazie, lo facciamo attraverso un'Eucaristia che è il rendimento di grazie per tutti noi. Poi avremo altre iniziative, ne parleremo più avanti, ma eh, vorrei proprio che eh, tutti noi tenessimo presente venerdì 30 alle ore 14.30. All'ASL di Novara, questa Santa Messa. È vero, il VCO è lontano da Novara. È vero che molti non potranno partecipare, ma sarebbe bello che tutti ci mettessimo in comunione con questa Eucaristia attraverso un momento di preghiera, attraverso un ricordo, ricordando tante persone che sono eh, in me mancate sono morte in questo anno ma per dire grazie a questo mondo della sanità che davvero si è speso molto per alleviare tante sofferenze ecco grazie a tutti voi per questo gesto e restiamo davvero in comunione le altre iniziative poi ve le presenterò nelle prossime occasioni ecco allora grazie a Don Giorgio direttore della Caritas di Milano grazie a Don Angelo Concludiamo, abbiamo vicino la festa del 25 aprile e poi ci sarà il primo maggio, festa di San Giuseppe Lavoratore. Ricordiamo quello che ci diceva Don Angelo della messa del nostro Vescovo con uh, tutti gli operatori della sanità. E per il 25 aprile credo sia importante ricordare che è una festa importante che riguarda tutti, per ricordare. Chi si è battuto contro il nazifascismo, chi ha dato la vita ai partigiani, anche nel nostro territorio così importante, pensiamo alla Repubblica dell'Ossola, e se oggi possiamo vivere in un paese democratico dove anche chi ha idee diverse le può esprimere, magari si siede anche in Parlamento, lo può fare nelle piazze delle strade, proprio perché non è una dittatura ma una democrazia. È nata la costituzione, questa è eh, la garanzia che dobbiamo difendere. Guai se sminuiamo anche questo giorno fondamentale come il 25 aprile.